mostrarvi gli ultimi acquisti. È un piccolissimo video haul, vi giuro, non è una roba lunga come il mio solito. Ho fatto una scappata velocissima al DM perché mi servivano due cosette e amo talmente tanto quel posto che ovviamente non riesco a entrare, andare solo dove mi serve e poi uscire senza guardare nulla, cioè dovrei passare proprio dagli scaffali così, è una cosa impossibile. Per cui ovviamente ho dato un'occhiata veloce ancora ad alcune cosette, ho visto alcune cosette e le ho prese. Per cui in questo video diciamo che vorrei mostrarvi appunto questi ultimi acquisti. Per non insomma, stare a perdere tempo, non vi dico, non faccio tante parole per quanto riguarda il DM perché vi ho già fatto due video haul, anzi tre perché uno l'ho diviso in due, riguardante appunto questa catena di negozi tipo Acqua e Sapone, quindi in breve è una catena tedesca che da poco è arrivata in Italia, molto famosa all'estero, che ha dei prodotti particolari con un buon prezzo e in più con buon inci e addirittura delle linee completamente bio. Negli altri video vi avevo mostrato in particolare acquisti della linea di Alverde, che è quella appunto bio, e invece del brand Balea, sempre che è un marchio loro, diciamo, che invece non è bio, però comunque buoni inci e dei prezzi assolutamente ottimi. Per cui diciamo che quando vado lì, bene o male, a parte due o tre cose che possono servire così in generale, mi concentro su quei brand. Vi lascio giù nell'info box gli altri due, amo, 2/3 video haul e senza perdere troppo tempo vi mostro subito cos'altro ho acquistato. Ripeto, non è tantissima roba perché appunto prima ho fatto già un mega video haul, un mega acquisto la prima volta che ci sono stata e quindi se le vedrete. Insomma, vedrete che ho comprato veramente il mondo, quindi non avevo bisogno in realtà di queste cose, però siccome non ci vado proprio così spesso, diciamo che quando vado, ripeto, è così difficile non guardarmi intorno che insomma qualche cosina ci scappa sempre comunque. Vabbè, vi mostro un attimino quello che ho comprato, tanto mi tira tutta la testa, vabbè. E lo stato sui denti? No, questa volta no, strano. Anche perché è mega lucido, ha tra l'altro piccolo così info sul rossetto che indosso, se mai potrebbe interessarvi, è il Rimmel Londo Apocalypse Lip Lacquer. Questo qui nella colorazione 402 Across the Universe, che avevo preso ancora anni fa su Fragrance Direct, un sito che vende diversi brand, tra cui appunto questo, e avevo preso un po' di fondotinta, un po' di cose perché costa veramente poco. E appunto anche questo. Il colore è molto bello, il finish anche. L'unica cosa che essendo così lucido, in realtà va da tutte le parti, quindi non so quanto potrà resistere senza che il rossetto veramente mi arrivi da tutte le parti. Anche adesso mi sta 2 minuti che sto già parlando e è ovunque. Vabbè. Niente, vi mostro subito tutto quanto. Allora, ho preso un'altra confezione di fazzoletti, questi qui. Nello scorso video haul avevo preso questa confezione che ho qua sulla scrivania. L'avevo presa in realtà da tenere all'ingresso piuttosto che in salotto, alla fine mi ero trovata bene a lasciarla qua sulla postazione trucco, infatti questa ce l'ho qua. Mi piaceva molto anche questa fantasia così con le foglie, palme e quant'altro, quindi siccome li trovo comunque molto comodi e hanno un buon rapporto qualità-prezzo, più che qualità perché sono fazzoletti, mi piace proprio l'idea della scatola con questo packaging e il prezzo è ottimo, per cui li ho riacquistati per metterli appunto magari in sale, in cucina, quello che è. Adesso sotterrato nel stacchetto dovrebbe esserci anche lo scontrino, magari se riesco a recuperarlo poi a fine video vi dico anche tutti i prezzi, ma un qualcosa tipo 1,50 euro, 1,60 euro, massimo 2 euro. Per quanti fazzoletti? Vediamo, 3 strati in confezione uguale 64 fogli. Per cui insomma ci sta. E poi magari trovo anche il modo per riciclare queste scatole.
vabbè, ho preso l'alcol perché vabbè mi serviva per la casa, niente di che, è un alcol normalissimo, non è un brand né Alverde né Balea ovviamente, ma è così. Ah, tra l'altro DM vende anche alcuni brand bio tedeschi tipo La Vera, che so che comunque adesso si trova un pochettino più spesso, però prima era un brand comunque difficile da trovare, che magari si trovava su siti come Accoverde, l'ho visto su Accoverde o quant'altro. E poi DM anche, non so, Omia, insomma, diversi brand che piano piano, insomma, sperimenterò. Poi ho preso, tiro fuori dal sacchetto a caso, l'acqua del ferro da stiro, l'acqua distillata per il ferro da stiro. In realtà io non l'ho presa tanto per stirare perché non me ne frega niente, ho sempre messo l'acqua normale nel ferro da stiro, ma l'ho presa più che altro per le ricette cosmetiche di bellezza perché in determinate ricettine dice di utilizzare questo tipo di acqua per non usare l'acqua del rubinetto che è più impura. E quindi già che insomma ho trovato questa confezione sempre a un prezzo molto conveniente, ho detto ma sì, dai, la prendo. Questa è 1 litro. E vabbè, dietro ci sono solite indicazioni di acqua purificata, bla bla bla. Proverò, visto che ce l'ho e non è che faccio chissà quali ricette cosmetiche, ad utilizzarlo sicuramente anche nel ferro da stiro. Però diciamo che effettivamente io più che altro l'ho preso, vi dico la verità, per fare qualche spignattino. Vorrei provare a cimentarmi, ma non lo so né per il velo di tempo, soprattutto né a livello proprio di sbattimento, se poi effettivamente farò qualcosa. Però nel frattempo me la sono comprata e vediamo, non ho più scuse. Se inizio ad avere qua gli ingredienti, poi non ho più scuse, magari qualcosa mi metto a fare. E intanto questa l'ho presa. Male che vada, comunque è un, come si dice, è comunque un qualcosa che poi posso comunque utilizzare per il suo vero scopo, il suo vero obiettivo, che è quello di andare a stirare, male che vada. Quindi alla fine l'ho acquistata. Se poi dopo farò qualche ricettina con questo ingrediente vi farò sapere. Poi ho ripreso, che l'ho preso anche la scorsa volta e non l'ho terminato ovviamente, ma a me piace avere le scorte, vi dico la verità, per cui già che ero lì l'ho preso ancora. Ho preso il formato risparmio da 2 litri del detersivo per lavare i piatti. Questa volta ho provato a cambiare, l'altra volta avevo preso quello verde. Questa volta ho preso la confezione, questa qui arancio, che non so che differenza ci sia, eh. Aceto e limone verde, quella là era, boh, forse solo limone, non ho idea, vabbè. Il fatto, cioè mi piacciono queste confezioni qui così perché si spreca meno plastica e siccome io in cucina ho diciamo, un cosino piccolino per un vecchio, diciamo, contenitore del detersivo dei piatti che una volta finito, ovviamente vado a riempire con questo e il fatto di averlo così piccolino a portata di mano mi è molto più comodo piuttosto che la confezione grande, quindi tengo questa sotto il lavandino e ogni tot lo vado a riempire con quello lì, più piccino. E questa pagata, anche qua, 2 euro, qualcosa del genere, poi si trova i prezzi. Vi dico tutto, ecco che li ho trovati. Poverino, un po' accartocciato. Allora, dov'è? Ah, perché poi avevo preso anche la carta igienica, lo scottex e altre robe. Tipo la carta igienica avevo preso 10 rotoli da 200 foglie a 2,99 euro. La carta invece avevo preso 4 rotoli da 45 foglie a 1,99 euro. Svelto, aceto, 2,19 euro questi 2 litri. L'acqua per il ferro da stiro 1 litro 79 centesimi. Dai, si poteva fare. I fazzoletti, la box 1,79 euro, mentre l'alcol 1,99 euro. Sì. Poi, cosa ho preso? Ho preso di nuovo, Madonna, ma che casino sto facendo? Ho preso di nuovo
i panni, quelli del pavimento, che sono molto comodi per quando bisogna fare le pulizie veloci. Io in realtà li uso anche sulle superfici dure, quindi sui mobili, in realtà non solo sul pavimento. E sono praticamente dei panni pre-umidificati, quindi già bagnati, già con detersivo, che metto sul bastone, diciamo, dello Swiffer, quello del pavimento, e vado poi a passare appunto sul pavimento. Oppure il panno lo uso anche appunto direttamente sulle superfici, quindi al posto che prendere magari lo spruzzino con il detersivo, spruzzare sulla superficie e poi passare il panno, vado direttamente a passare già il panno umido. La confezione questa qui contiene 15 pezzi, io ho ancora quella che già avevo, questa credo che sia un profumo floreale, non lo so, non è indicato. Quella che già io avevo era il melograno e la adoro, un profumo buonissimo che mi lascia sempre, lo uso soprattutto in bagno, mi lascia il bagno super profumato. Quella l'avevo pagata un po' di più, perché mi ricordo che quando sono arrivata lì allo stand e ho visto questa, in parte c'erano anche quelle al melograno, e dico, ho detto, prendo ancora quella al melograno, prendo le altre. Poi ho visto il prezzo e ho visto che queste costavano di meno. Queste vengono 15 pezzi, 1,95 euro, l'altro invece al melograno veniva 2 euro e qualcosa, quindi non c'era una grandissima differenza. Però questo è stato un incentivo per dire, al posto che prendere ancora gli stessi, visto che comunque non li ho finiti, proviamo a cambiare profumazione che magari mi piace, visto che costa meno, cambiamo, ecco. E quindi ho preso questi qua, molto pratici e appunto convenienti, quindi ci sta. Sacchetto, vabbè, tutto rosso, ho fatto un casino, vabbè. Poi, e veniamo alle cose un pochettino più succulente, ho preso per i capelli questa mousse volumizzante. Io non la uso molto spesso, perché comunque tendo, soprattutto adesso che arriva la bella stagione, a non asciugare i capelli con il phon, ma a lasciarli asciugare normalmente, insomma, con l'aria. D'inverno in realtà sì, però usando già tante cose sui capelli ultimamente, a causa appunto della deco, colore, quant'altro, maschere, bla bla bla, avevo un po' accantonato l'utilizzo di prodotti volumizzanti. In realtà i miei capelli, adesso voi li vedete così abbastanza anche voluminosi, ma in realtà sono piuttosto piattini, diventano voluminosi quando prendono la piega, perché io li leggo sempre, faccio sempre la treccia, e quindi vedete che adesso sono tutti mossi e sembro un po' un leone, ma perché in realtà li ho tenuti legati, ho fatto proprio la treccia appena lavati, e quando poi li slego ovviamente rimangono tutti mossi. Pettinandoli poi mi rimangono un pochettino appunto più gonfi, più voluminosi. A sto giro ho usato anche appunto la mousse, perché l'ho vista, ho detto però interessante, e mi è venuto in mente che io a casa già ce l'avevo. Quella che però avevo io a casa, mi ricordavo che era un prodotto da utilizzare più che altro se poi si faceva la piega, se si asciugavano i capelli con il phon, non da usare così tranquillamente se non si usa il phon, ecco. Leggendo dietro su questa confezione c'è scritto comunque balea schiuma volumizzante per capelli, sono 200 ml, il profumo di cocco e mango, vabbè, per capelli voluminosi, luminosi, elastici e facilmente pettinabili, con filtro UV. Allora, agitare bene il flacone, mettere la testa in giù e spruzzare sulla mano una piccola quantità di schiuma, quindi distribuire uniformemente sui capelli umidi e asciugare la chioma con il phon o all'aria. Quando ho visto scritto all'aria, ho detto, ah, ma allora non sono costretta a usare il phon. Non so come mai, io avevo questa fissazione. Allora ho detto, ma sì, dai, prendiamolo. C'è diversi gradi, diverse intensità, io ho preso una media, un 4, diciamo dall'1 al 7, quindi ho preso un 4, questa qui. Mi ricordavo appunto che a casa ce l'avevo, ed effettivamente poi sono andata a casa e quella sera lì, quando poi mi sono lavata i capelli, l'ho utilizzata. Però ho usato il phon, non ricordo di cosa ho letto, nel senso, ho detto devo guardare se anche quella si può usare o no a capelli asciutti, cioè facendoli asciugare all'aria, però io credo proprio di sì, sinceramente, o comunque proverò a farlo.
mi ero completamente veramente dimenticata di questo prodotto che io già avevo e che effettivamente fa, perché utilizzandolo mi rendo conto che i capelli sono molto più voluminosi, per cui ho detto ma sì, dai, prendiamolo, insomma sono contenta perché comunque di quell'altro non ne ho tantissimo, quindi poi lo vado a sostituire con questo qua, per quello che costa ci può stare. E vi dico subito quanto l'ho pagato, se lo trovo, 1,99 euro, 250 ml. Io ora sinceramente non ricordo il prezzo di quello là, boh, però comunque mi sembrava un buon prezzo e quindi ho detto ma sì, dai, prendiamolo, effettivamente fa. Mi ricordo che quando lo utilizzavo faceva, era un prodotto che veramente avevo un po' accantonato, un po' abbandonato e ho detto ma perché no, dai, prendiamolo. E poi vabbè, cioè il packaging di questi prodotti è pazzesco, guardate qua che roba, è bellissimo. Con sugli pappagalli, stra... poi sono profum... son curiosa di sentire anche il profumo cocco e mango, quanto non sarà buono. Ah, ecco anche cos'è che mi ha spinto a acquistarlo, che c'era scritto limited edition, perché Balea, come tanti altri brand, fa delle limited edition stagionali, e le limited edition sono quella cosa che uno dice no, non posso lasciarmela scappare, ok? Non tutti ovviamente, però le persone malate come noi di shopping di questo tipo, sì. E con logica, è sempre con logica, cioè non acquisterei mai una limited edition che non mi interessa. Però un prodotto che magari è un nì, che dico sì lo prendo, ma non lo prendo, no, magari lo prendo la volta prossima, perché effettivamente nella mia testa io ora ricordo che mi ero detta no, ho a casa l'altro, prima consumiamo l'altra. Il vederlo mi ha fatto tornare in mente che a casa ce l'avevo. Ho detto, ma sì, ah, è vero, ho questo prodotto, usiamolo. E quindi ho detto, no, aspetto e uso quello là, già che ce l'ho. Poi, quando ho visto Limited Edition, ho detto, no, vabbè, dai, lo prendo. Così che funziona. Poi, allora, di Alverde invece ho preso questo peeling. Questa confezione così da 75 ml, della linea quella al, come si chiama? Bio, mela e lime o limone, no, penso che sia lime, aspetta, ma che ne è? Peeling viso lime bio e mela bio, sono 75 ml. Ed è appunto un peeling viso. È un prodotto che io ovviamente non vado a utilizzare sempre, ma vado a utilizzare magari una o due volte a settimana, quindi da unire alla pulizia giornaliera del viso, quindi un prodotto di skincare non quotidiano, ma che comunque fa parte di una routine. E siccome la linea questa qui alla mela e lime è una di quelle che mi ha più colpito, incuriosito. Avrete visto qualche prodotto insomma negli scorsi video, ma non avevo trovato tutto in realtà, avevo trovato soltanto il detergente in mousse. Quando insomma ho visto che c'erano un po' di prodottini di questa linea che è per pelli miste e grasse, ho detto ma sì, dai, prendiamo. No, pelle normali e miste, quindi in realtà meglio ancora per me. Questo viene 2,89 euro. Sì, 2,89 euro. Non è pochissimo, ma non è neanche un prezzo esagerato. All'interno, non so se si vedrà, ci sono proprio dei pallini verdi che vanno appunto a svolgere l'azione di peeling, che è un'azione diciamo più leggera di uno scrub, vanno a comunque sfogliare il viso e a rimuovere l'impurità. Sono molto molto curiosa di provarlo. Anche qua secondo me i packaging sono molto belli. Questo è un prodotto bio, vegano, inci verde, top, quindi comunque per 2,89 euro, no, quant'è? Sì, 2,89 euro, ho detto ma sì, dai, prendiamolo, proviamolo. Ne ho soltanto uno a casa in questo momento, per cui ho detto, ma sì, ci sta. Poi, della stessa linea, ho trovato anche la crema e quindi ho detto, no, non posso farmela scappare, perché già la cercavo la volta prima, ma non l'avevo trovata. Questa volta l'ho trovata. È una cremina così da 50 ml, che è il formato, diciamo, standard delle creme. DM, nel senso che bene o male le trovo sempre sul
sui 50 ml, ma in realtà mi va bene come cosa perché comunque il fatto che non sia troppo grande ti permette di come si dice, di portarla anche in giro più facilmente. Boh, è carina così piccina in realtà. E questa non potevo lasciarla lì perché ne avevo sentito parlare molto bene. E veramente, appunto, come dicevo, la cercavo anche la volta scorsa, ma non c'era. È una crema idratante, ma anche opacizzante, quindi perfetta per il mio tipo di pelle. Con estratto, appunto, di lime, burro di karité, d'agricoltura biologica controllata e acqua di mela. Previene la lucidità della pelle con effetto opacizzante. La formula tratta la pelle in maniera delicata e regala una tinta radiosa e fresca. Uso, vabbè, applicare la crema la mattina su viso, collo e décolleté. Quindi diciamo che essendo opacizzante è preferibile come crema da giorno, sarà comunque una crema leggera. Sono molto curiosa di utilizzarla, non la aprirò sicuramente subito perché ho diversi prodotti aperti, diverse creme aperte in questo periodo. E sto cercando di usare quelle, di non aprire troppe cose, anche se è difficile perché quando si compra le cose nuove si vuole subito provarle, però non voglio aprirle. La scadenza qua mi dà 12-2019. Ah, una cosa importante, non vi ho detto in questo video, ma avevo detto negli altri, i prodotti al verde, i prodotti DM hanno una scadenza, cioè una data di scadenza e non il PAO, quindi non hanno una data di scadenza che è data dal momento dell'apertura. Quindi sia che voi l'aprite o che non l'aprite, loro ti indicano una data di scadenza. Quindi vabbè, qua 12-2019 è un sacco di tempo, quindi però non mi va lo stesso di aprirla, perché comunque secondo me quando si apre un pochettino si va a degenerare il contenuto all'interno se poi si lascia così, cioè non vorrei sprecare, insomma, rovinare il prodotto. Quindi comunque sto cercando di non aprire troppe cose tutte assieme. E questa l'ho pagata. €3,49 è praticamente la cosa che costa di più, sì. È la cosa che costa di più di tutta la spesa, però comunque 3,49 euro, cioè non sono neanche un pacchetto di sigarette, ragazze, quindi sto anzi cercando di smettere, per cui diciamo che posso permettermi una cremina. E niente, appunto è Beauty e Fruity, che è questa linea qua così. Bello, mi piace, sono contenta. E per terminare la linea, diciamo, ho trovato anche l'acqua micellare. E come potevo lasciare lì l'acqua micellare? Non potevo, assolutamente. Questa è forse, no, in realtà tutti mi incuriosiscono, però di questa sono particolarmente contenta. Sempre linea Beauty e Fruity per pelle normale e mista. Questa appunto è un'acqua micellare, quindi fa da struccante, da tonico. Non si deve risciacquare, anche se in realtà io molto spesso lo faccio, ma mi sono resa conto che l'acqua micellare è il prodotto che preferisco della fase di struccaggio, nel senso che quando sono particolarmente in vena, che ho voglia di stargli tutto, ovviamente uso un detergente magari più specifico per gli occhi, magari anche un bifasi con qualcosa base oleosa, insomma qualcosa di diciamo proprio struccante per rimuovere il trucco, e poi vado con un detergente, quindi struccante e detergente viso per lavare il viso. L'acqua micellare unisce un po' le due cose ed evita di dover andare appunto a dover risciacquare il viso con il detergente, quindi teoricamente si potrebbe saltare un passaggio. E per una pigra come me, effettivamente la cosa è comoda, perché mi sto rendendo conto, soprattutto ultimamente, se arrivo a casa la sera tardi, non sempre ho la pazienza di star lì e fare tutti i passaggi, tutta la skincare fatta per bene. Anche perché comunque c'è anche Nicola, mi dice, cioè entri nel bagno, esci dopo mezz'ora, che cacchio fai in quel bagno tutto il tempo? E io dico, d'amore, tutta una serie di cose che sai, tu non puoi capire. Però mi rendo conto che ovviamente quando si convive, quando si ha un po' di cose da fare, quando si torna tardi e tutto, non sempre si riesce, cioè volendo sì, però diventa un po' una scocciatura. Quindi molto spesso mi rendo conto che avere un'acqua micellare che mi permette di fare molto più alla svelta questa fase, quindi saltare, diciamo, un passaggio volendo anche due,
molto più comodo. A me piace proprio anche come struccante, perché comunque le acque micellari che ho provato finora struccavano anche molto bene, quindi erano veramente efficaci da quel punto di vista. Mi struccavano, non mi dovevo sciacquare il viso con il detergente e in più non mi dovevo neanche mettere il tonico perché all'interno hanno anche il tonico. Io però al tonico difficilmente ultimamente riesco a rinunciare, quindi vi dico la verità, dopo l'acqua micellare comunque il tonico ce lo passo. Però mettete che siete in vacanza, mettete che dovete andare via, dovete portarvi un solo prodotto. Questa magari è una confezione un po' grande, però sicuramente ne faranno anche di più piccoline. Io tipo qua ne ho una di quelle delle Garnier che è piccina piccina, fatta tipo così, per esempio. Anche questa sono 125 ml, una confezione così. Sicuramente andare in vacanza mi porto dietro questa. È tutto in uno, strucca, deterge, lenisce senza risciacquo. Top, quando andrò quest'estate in Thailandia sarà lei che mi porterò dietro molto probabilmente. E quindi in generale come prodotto è veramente un prodotto che mi piace molto. E ora basta, però detergenti basta perché mi sono resa conto che ho veramente tanti detergenti. E iniziavano invece a scarseggiare le acque micellari, per cui quando l'ho vista ho detto assolutamente la devo prendere. Il prezzo anche di questa è 2,89 € per 200 ml, quindi ottimo. Diciamo che in proporzione veramente la crema che costa 3,49 sono 50 ml, quella che è più cara in assoluto. Questa è la più conveniente perché 200 ml 2,89 è molto conveniente contro i 75 del peeling viso sempre a 2,89 €. Però veramente sono super contenta perché mi piacciono veramente, veramente molto. Io così praticamente avrei, cioè, una skincare quasi completa, nel senso che mi strucco, mi faccio pure il peeling e poi mi metto la crema. Top. Tutto con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una decina di euro neanche. E abbiamo tutto quello che ci serve per la nostra skincare, quindi anche per le ragazze giovani magari, che vogliono iniziare ad approcciarsi comunque alla cura un po' più approfondita della loro pelle, vogliono utilizzare dei prodotti un pochettino più buoni, vogliono qualcosa di bio, di naturale, di fatto bene, ma non hanno tanti soldi da spendere o non li vogliono spendere semplicemente perché io non li voglio spendere, anche se in realtà continuo a comprare roba, però non li voglio spendere, direi che questa sono un'ottima, ottima soluzione. Economica e molto valida, packaging anche super carino così rosa con tutte le cosine verdi, adoro, mi piace. Ottimo. Poi, siccome sono andata in fissa tra virgolette per i deodoranti e ne avevo già presi uno nel primo haul, nel secondo haul ne ho preso un altro con un'altra fragranza. Nel primo ho preso quello al mango che adoro, proprio lo amo alla follia, quel profumo buonissimo. Poi ho preso lampone e zenzero, anche quello mi piace, ma un pochettino meno, infatti in questo momento sto utilizzando quello. Ce l'ho adesso? Sì, ce l'ho ora. No, guardavo se dopo un po' di ore si sentiva, in realtà non si sente tantissimo, cioè non sono super fragranze, però insomma ci stanno. E insomma, siccome mi sono piaciuti, li ho presi altri due deodoranti. E allora, praticamente uno è la stessa identica linea degli altri, sì, nel senso che proprio la confezione è identica, che è questa qua, più grande, ah sì, è proprio anche la dimensione. Queste sono 200 ml, 24 ore di durata, anche se no, non dura 24 ore. Secondo me, allora sì, il profumo magari persiste, ma a livello di effetto deodorante, no, a me piacciono più proprio come profumi, quindi mi piace comunque spruzzarmeli sul corpo, anche sui vestiti, proprio come se fossero quasi un'acqua profumata. In realtà non contengono alluminio, ma contengono alcol, ma perché in realtà i tedeschi l'alcol ce lo mettono ovunque, cioè nel senso voi notate l'alcol spesso nei prodotti, anche al secondo posto, come in questo caso. Ma è un alcol che boh, per loro è una componente che in realtà non, a cui non danno molto peso, diciamo, però ve lo dico perché se a voi non piace come ingrediente all'interno dei prodotti, in questi ci sono, ecco.
E cosa dicevo? E lampone zenzero, buonissimi. Io cosa faccio in realtà? Mi metto il deodorante, il mio roll-on, quello diciamo quello antimacchia per i capini io bianchi, proprio sotto l'ascella. E poi invece il deodorante me lo spruzzo un po' così a caso, dappertutto, come se fosse un profumo quasi. Probabilmente è sbagliato, però fa niente. Cerco di non spruzzarlo in queste, diciamo proprio sul collo, ma questo cerco di fa non farlo neanche con i profumi, perché comunque all'interno l'alcol rischia di macchiare la pelle, soprattutto con l'esposizione ai raggi solari. Quindi comunque con lungo andare noi non vediamo, ma crea delle macchie sotto pelle. Questo me l'aveva detto l'estetista, mi fa evita magari di metterti il profumo addosso, ma mettilo sui vestiti. Quindi a questo punto anche questo me lo spruzzo un po' sui vestiti. Questi li ho pagati. Dov'è? 1,19 € il 200 ml. Esatto, questo è un profumo più floreale rispetto agli altri. In realtà da qua sì, non lo sento molto, ma l'avevo provato là perché hanno i tester. Yeah, quindi li ho provati. Questo è il profumo di fiori. Ed è bello fresco, mi era piaciuto come profumo, ce n'erano tanti, insomma, da aggiungere alla collezione insieme agli altri due. Ho pensato appunto di acquistare anche questo packaging, come vedete, sempre super carini. E poi ho preso anche questo qua, che è un 70, no, 150 ml. Non, la differenza in realtà non lo so, perché qua c'è scritto deodorante e qua c'è scritto Deo Body Spray, quindi credo che questo si possa spruzzare su tutto il corpo, anche se in realtà pure questo io lo spruzzo su tutto il corpo, però magari questo è più specifico proprio da boh, non lo so che differenza ci sia. Festival Fever è la linea, si chiama Aloha Vibes, sempre 24 ore, e questo l'ho pagato meno perché appunto è anche 50 ml in meno, e l'ho pagato. Allora, 1,19 era quello, questo Deo Spray Festival. 99 centesimi, quindi manco 1 euro. Il profumo buonissimo, anche questo era un fruttato buono, buonissimo. E qua vediamo che cosa dice. Balea deodorante in spray per corpo. E qua che dice? Qua dice balea deodorante spray profumo di fiori, senza alluminio, vaporizzare, non so, dice. Allora, qua dice di applicare una distanza di 15 cm sotto le ascelle. Qua dice semplicemente di vaporizzare una distanza di circa 15 cm. Quindi non dà, diciamo, questa differenza, ecco. Però, boh, non lo so, vabbè. Io lo userò allo stesso identico modo, comunque. Però, questo, ecco, forse può essere proprio spruzzato in generale su tutto il corpo, quindi che ne so, anche sui piedi, boh, proveremo. E niente, insomma, quindi anche questo si aggiunge. Poi, ultimi due prodottini, sempre per il corpo, non so che fisso ho avuto. Sono tutti e due limited edition. Ah, anche questa qui mi sembra che era. Ah, no, non c'è scritto limited, ero convinta che era una limited edition, però forse una linea estiva, non lo so, boh, vabbè. Queste invece sono due limited edition ed è anche il motivo per cui le ho acquistate, ovviamente ho sempre la scusa, no? E sono due prodotti sempre per il corpo. Allora, uno è un olio, allora praticamente è uno spray olio bifasico al profumo di pesca. C'era anche un'altra tipologia, ma io ho scelto la pesca perché adoro il profumo di pesca. Tutte queste cose hanno dei profumi pazzeschi, buonissimi, cioè fanno innamorare non solo per i packaging pazzeschi che hanno, ma anche per i profumi, i colori, cioè tutto un insieme di cose che veramente rapisce, secondo me. Quindi sono veramente innamorata di questi prodotti. Vabbè. Allora, per tutti i tipi di pelle, e dice: grazie all'olio di girasole, l'olio di sesamo e olio di nocciolo di pesca, rinfresca e idrata la pelle senza renderla grassa. Uso, agitare prima dell'uso e spruzzare sul corpo, massaggiare delicatamente e far asciugare prima di vestirsi. Allora, io ero alla ricerca in realtà di un idratante corpo che non fosse in crema ma che fosse in spray.
L'olio sì, mi piace, ma diventa un po' come la crema, nel senso che io sono molto molto pigra, quindi crema e olio vanno comunque massaggiati sul corpo. L'idea che questo fosse in spray mi ha fatto credere che fosse, mi ha fatto credere, mi fa ben sperare che sì, devo massaggiarlo, ma il fatto che me lo vado a spruzzare comunque sul corpo rende magari l'assorbimento e la stesura più veloce, soprattutto se magari sono umida, esco dalla doccia, quindi sono ancora un po' bagnata, lo vado a vaporizzare su tutto il corpo e magari posso anche proprio lasciarlo asciugare, penetrare così normalmente nella pelle. D'estate credo che sia una cosa molto piacevole, ecco, quindi una cosa che ho voglia di provare a utilizzare. Mi piaceva l'idea appunto questa cosa che dice bifasico. Non capisco bene cosa intende con bifasico, nel senso che sì, ha la parte oleosa e la parte acquosa, probabilmente, ma sono curiosa di vedere come si comporta appunto sulla pelle, se dà la sensazione più di acqua o più di olio o il giusto mix. Probabilmente hanno fatto proprio un mix per far sì che penetri più velocemente nel corpo, perché se fosse stato solo olio sarebbe stato troppo unto, se fosse stata acqua sarebbe stata poco idratante, quindi probabilmente hanno cercato di creare questo mix. E niente, appunto c'è scritto limited edition, quindi quando l'ho visto ho detto sì, lo prendo, anche perché le 2 volte prima non c'era, quindi mi ha incuriosito, ho detto cosa faccio, lo prendo, non lo prendo, lo porto a casa, non lo porto a casa, lo porto a casa. E quindi me lo sono preso. E sono molto curiosa di provarlo, in realtà. E vediamo un pochettino il prezzo. Balea olio corpo pesca 150 ml, 2,99 euro. Non è pochissimo per i prezzi di balea, nel senso che comunque le altre volte ho preso veramente delle cose che mettendo insieme tutto lo scontrino non arrivavo. Mi ricordo che ve l'avevo detto. A 1,20 euro al pezzo praticamente, quindi veramente meno di 1,50 euro a prodotto, che è una roba super, considerando che avevo tante cose, anche struccanti, creme e quant'altro, cioè era stata una spesa veramente ad hoc. Qua io prendendo quante cose? 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, perché 25? Vabbè, 16 cose, ho pagato 32 euro. Quindi diciamo più o meno 2 euro a pezzo, quindi comunque un buonissimo prezzo, calcolando che qualcosa ho pagato molto poco e qualcosa ho pagato un pochettino di più, però si compensano. Comunque i prezzi sono buoni, dai ragazzi, non possiamo lamentarci. Alcune cose mi sono concessa di spendere anche appunto quei 2 euro, quasi 3, perché comunque magari è un qualcosa di particolare che difficilmente si trova. Io veramente faccio fatica a trovare prodotti per il corpo che non siano creme, burri, che mi danno proprio noia, capito, da stendere, quindi preferisco un qualcosa così e spero vivamente che di trovarmi bene. Ultimo prodotto, ma non per importanza, anzi, anche questa è una limited edition che secondo me è più natalizia che però in realtà no, ci sta anche per l'estate, è il Body Spray Golden Shine. Come vedete è un tripudio di glitter. Cioè, non so se riuscite a vedere, tutto dorato, cioè top. Praticamente questo è uno spray corpo 200 ml, spray profumato di top, perché appunto mi piacciono queste cose qui, con brillantini dorati, effetto rinfrescante. Uso spruzzare sul corpo da una distanza di circa 15 cm, non spruzzare su abbigliamento e negli occhi. Ma va? Ma pensa? È bellissimo, cioè d'estate. Avevo sentito, l'ho preso anche perché ne avevo sentito parlare in un video da qualcuno che diceva che aveva preso un prodotto invernale, che era quest'acqua, insomma, piena di brillantini, che quindi donava questa luminosità così pazzesca su tutto il corpo. Una figata, bellissimo. Che andava a risaltare anche l'abbronzatura, quindi immaginiamoci fine estate, ho un corpo un po' abbronzato, usciamo dalla doccia, spray,
bello dorato su tutto il corpo, poi usciamo la sera, tutte belle fighe. Avessi una vita sociale, sarebbe anche il top, ma siccome non è che faccia chissà che. Vabbè, fa niente, sogniamo, no? Però mi sembrava un'idea molto carina, ne avevo sentito parlare molto bene e la ragazza, adesso non mi ricordo chi era, che diceva che gli era piaciuto questo prodotto, fa peccato che era un'edizione limitata, per cui ragazzi, se lo trovate prendetelo. E mica me lo faccio dire due volte. Ho visto che c'era scritto appunto limited edition, eccolo qui, per cui ha accaparrato il prodotto, appunto è questo qua e è una figata, anche questo non vedo l'ora di provarlo. La scadenza, vediamo se riesco a vederla in modo che. Dove sta scritta la scadenza qua? Non lo trovo. Ah, 7-2020. Hai voglia, ci faccio quest'estate, pure la prossima e anche quella dopo ancora, volendo. Eh sì, siamo nel 2018, per cui quest'estate, 2019-2020, siccome sono 200 ml, ripeto, non è che abbia tutte queste occasioni per sberluccicare la sera o il giorno, sicuramente potrebbe arrivarmi anche. Ma sono troppo curiosa, vorrei quasi spruzzarlo. Facciamo una prova, ragazze, dai. Tanto adesso viene l'estate, sicuramente lo uso. Proviamo a vedere com'è. Sono troppo curiosa. Dai. In diretta con voi. Ah, ma è proprio liquidissimo. Madò, il profumo è buonissimo, sa di pesca. Bello, questo è liquido, non è olio. Credo che vada comunque steso perché io, vabbè, l'ho fatto concentrato lì, sicuramente stendendolo su tutto il corpo è una cosa diversa. E lascia proprio, vabbè, non si vedrà niente. Non è una cosa eccessiva, qua sembra una cosa straforte perché ne vedete tantissimi. Però una volta spruzzato dà un leggero bagliore, cioè si vedono, perché si vedono. Wow, bellini! A parte il profumo! Non vedo l'ora, non vedo la che sia estate, vi giuro, non vedo di spruzzarmelo ovunque! È buonissimo! Questo è veramente buonissimo! Che profumo è? Non c'è scritto! È buonissimo, vorrei che poteste sentirlo. Mi piace molto più l'odore che ovviamente sì, brillantini sì, perché comunque guardate, steso poi su tutto il corpo, guardate, non si vede un cazzo dalla videocamera. Io non credo che riuscirete a vedere. Vabbè, occhio nudo li vedo dal vivo, qui non lo so. Però comunque mi piace, immaginatevelo veramente sull'abbronzatura, anche spruzzato qua magari così sul décolleté. Top, bello, bello, bello. E il profumo è pazzesco. Sono contenta di averlo provato, che così ho potuto dirvi che ha un odore top, buonissimo. E niente, questo è tutto. Questi erano i miei acquisti piccoli. Insomma, un po' di cose ho preso in realtà è già un 45 minuti che sto parlando come al solito, per cui i miei tempi medi, ecco, per mostrarvi poca roba, ci vogliono, mi perdo sempre via in chiacchiere. Però almeno vi ho mostrato tutto per bene, vi ho detto insomma gli utilizzi che faccio io di questi prodotti, le mie piccole opinioni, è un video haul, quindi non posso dirvi granché, ma sicuramente prossimamente verranno tante tante review con le opinioni su questi prodotti e sugli altri degli scorsi video. Io vi lascio sempre qua sotto nell'info box, oltre appunto agli altri due video relativi agli acquisti di M, anche gli altri acquisti inerenti alla skincare dell'ultimo periodo. E nulla, vi ricordo come al solito di se vi va iscrivervi al canale. So che insomma lo dico spesso e cerco insomma di farlo e di essere più attiva sul canale e comunque vi ricordo anche che finalmente ho anche io Instagram e quindi se volete potete trovarmi come mar.t.na.mua anche su Instagram, se vi va seguite il mio profilo, pubblico prevalentemente makeup,
Però insomma comunque inerente al mondo beauty, per cui trovate magari qualche spunto per idee di make-up da realizzare, comunque possiamo sentirci magari più facilmente, più velocemente rispetto che qui su YouTube, perché mi viene magari più facile vedere i vostri messaggi e quindi rispondervi immediatamente. E niente, insomma, questo è tutto, io vi ringrazio per aver guardato il video e se vi va ci vediamo al prossimo. Un bacione! Ciao ciao!